Ciao a tutti ragazzi e ragazze e bentornati sul canale di Spetsnaz. Oggi siamo tornati qua di nuovo su War Thunder con un altro mezzo dell'esercito americano. In particolare oggi andiamo a vedere l'M2A2. Precisiamo fin da subito che questo è un carro armato leggero e soprattutto è nato con un unico scopo, ossia fornire fuoco di supporto alla fanteria e in questo caso, come potete vedere, non è adatto al combattimento contro veicoli blindati leggeri e anche contro dei carri armati. Parliamo del suo armamento. Partiamo subito dalla calibro 50, ossia quindi la mitragliatrice da 12,7 mm e infine la mitragliatrice da 7,62 M1919. E come potete vedere, la calibro 50 è alloggiata nella torretta di sinistra, cioè questa qui che vi sto indicando, e la Browning 1919 in quella di destra. Cadenza di fuoco 576 colpi al minuto, grazie al cavolo, sono due mitragliatrici. Se fossero state un cannone, dico porca miseria, impressionante. Il tempo di ricarica 10 secondi e 4. La corazzatura dello scafo varia da 6 mm ad un massimo di 1,5 cm, mentre delle due torrette di 1,5 cm in tutte le direzioni. La penetrazione è bassissima, proprio perché, ripeto, sono due mitragliatrici, soprattutto qua si parla della penetrazione della calibro 50 a queste distanze qui. Quindi, l'equipaggio di 4 persone, la potenza del motore è di 379 cavalli con una velocità massima di 80 km/h che, ragazzi, su questo veramente buono. Andando a vedere nella sezione di corazza potete notare gli spessori, come sono variabili soprattutto nei lati e nella parte posteriore, e come ho detto prima anche le torrette che hanno il medesimo e stesso spessore tranne nella parte superiore. Andando a vedere con i raggi X abbiamo il motore, il radiatore di destra e di quello di sinistra, il serbatoio per il carburante, la trasmissione, una delle due mitragliatrici da 7,62 Browning 1919, questa e queste sono le munizioni, la stazione radio, poi il puntamento orizzontale e anche questa per le due torrette, l'ottica, la mitragliatrice da 7,62, l'ottica per la calibro 50, cioè questa qui, se me la facesse indicare farebbe anche piacere. Il posto per il pilota, il mitragliere, l'altro mitragliere e infine qua abbiamo il capocarro che svolge il duplice ruolo di, oltre a impartire sempre gli ordini alla squadra, di sparare e infine ricaricare con la calibro 50. E tutti questi rettangolini non sono altro che le ottiche, o in questo caso più comunemente chiamati i periscopi, per permettere all'equipaggio di poter vedere nelle varie direzioni possibili. Con le modifiche, come sempre, sbloccate tutto, che male non fa. Il proiettile che vi consiglio di più di tutti è il proiettile AP in quanto maggior penetrazione. Che dire ragazzi, l'M2A2 si presenta così e detto ciò non perdiamoci in chiacchiere e cerchiamo la partita.
Ragazzi, che dire, l'M2A2 si presenta così e di più non posso portare. Bisogna dire che sì, è un mezzo agile, veloce, però ci sono due problemi in questo mezzo, le due torrette e infine l'armamento. Partiamo dalle torrette. La mitragliatrice calibro 50 può ruotare liberamente nella parte sinistra del mezzo, ma già solo per dire se ci fosse un mezzo a destra, la torretta con la calibro 50 si blocca e non può ruotare di più proprio a causa della presenza della torretta di destra con all'interno la mitragliatrice da 7,62. E dove voglio arrivare? Voglio arrivare a dirvi che, appunto, se arriva un mezzo proveniente da destra, voi non potete fare nulla, perciò il consiglio è già solo, prima cosa, guardate sempre la minimappa e soprattutto, come vedete già un mezzo che si presenta alla vostra destra, ruotate subito lo scafo, non del tutto, ma almeno già una buona parte, per poter avere tiro libero con la calibro 50 e cercare, perché appunto avete visto anche voi, cercare di fare qualcosa con questa mitragliatrice pesante. Poi passiamo invece all'armamento. L'armamento purtroppo è questo. Bisogna capire per cosa è nato questo mezzo, cioè appunto supportare la fanteria, quindi non è tanto idoneo ai combattimenti contro veicoli e soprattutto contro carri armati. Cioè, avete visto quanta difficoltà ho avuto nell'abbattere e distruggere carri armati avversari e anche abbattere degli aerei. Perciò sta a voi scegliere se utilizzarlo o meno. Io non è che ve lo consiglio più di tanto, proprio a causa di questi due problemi qua. Poi, ovvio, ognuno è libero di fare come meglio crede. Certo, lo so che in questo preciso istante qualcuno avrà pensato, ma allora perché hai pensato di portare questo mezzo se fa pena e se si fa veramente fatica a distruggere qualche mezzo? Io, come ho sempre detto da quando ho aperto questo canale e ho iniziato a portare War Thunder, io voglio portare tutti i mezzi, dall'era 1 in avanti, e far capire che ci sono mezzi validi e mezzi che purtroppo sono abbastanza penosi. Non come fanno certi youtuber e portate pazienza, ma questo lo dico perché di cose ne ho già viste, dove fanno solamente vedere carri belli, carri fighi, carri potenti e il resto zero. No, secondo me non ha senso. Ha senso far vedere tutti i mezzi e dire questo è un mezzo che vale oppure questo è un mezzo che non vale. E questo vale in ogni nazione. Perché non ho mai detto, ah, è un carro italiano, quindi sì, è valido, mentre che ne so, un carro russo fa pena. No. Quindi ragazzi, per oggi il video si conclude qua, l'M2A2 ci saluta e mi raccomando, fatelo sapere con un commento cosa ne pensate riguardo questo mezzo, fate girare la voce del mio canale, commentate, condividete, iscrivetevi se siete nuovi, qua da Speznaz e dal nostro povero M2A2 è tutto, grazie ancora per la visione, ci becchiamo nel prossimo video, ciao!